È successo proprio ieri, mentre mi trovavo al lavoro, che ho avuto un'altra avventura fantastica, e in questa avventura fantastica c'erano dei fantastici ragazzi. Li chiamo fantastici perché mi sarebbe piaciuto molto di più che fosse un film fantastico quello che ho vissuto ieri, invece no. Sto cercando di riprendermi in un altro modo, con il bastone dei selfie, e sembro una pazza. Ma tanto, visto che dite tutti che sono pazza, la faccio. Comunque, per farla breve, questi fantomatici guaglioni, come si dice da me, coetanei miei, hanno iniziato a dirmi che ci puoi dividere il conto, mi fai a me una ricevuta da 37, a me da 34, a me da 22. E facevano tanto rumore mentre parlavano, cioè facevano casino, si rubavano le carte, scherzavano, si lanciavano le cose. Che carini, e 30 anni, santi Dio! A un certo punto mi è venuto un po' il sospetto è stato: ma come mai questi mi parlano tanto, mi sana di tanta roba mentre io sto facendo i conti, c'è qualcosa che non mi ridà? Ebbene, una donna fa sempre bene a dubitare, soprattutto quando ci sono quattro ragazzini, perché non posso chiamarle persone adulte, sono quattro ragazzini. Beh, mi sono fatte le conte mentre stavano a parlare, non mi stavano dando 10 euro in meno. Che carini. Allora io mi chiedo, ti senti veramente importante, e soprattutto ti senti un vero uomo nel momento in cui mi stai cercando di fregare? No, perché io quando ti ho dato da mangiare ho cercato di fregarti? Non capisco. Allora, visto che dite che sono io che esagero, ho deciso di fare una cosa oggi. Ho deciso di fare una cosa stupenda. Di chiederlo agli altri. Scusate, una domanda veloce. Posso? Posso? No, siamo in televisione. Se questo costa 50, io te lo pago 40, sei contento? Che cosa? Se tu mi... questo costa 50, io ti do 40, sei contento? No. Vedi, se ne va! Cioè, non lo so. A parte il fatto che se mi comporto così io, penso che il giorno dopo su TripAdvisor non è che ho una stella, ho mezza stella fracassata per terra, però lui se le può permettere perché... Oh, sto a parlare? Perché ovviamente lui può e io no, è la dura legge del gol. Ma andiamo avanti, non voglio fermarmi, oggi voglio prenderci tutte le cose brutte del mondo, visto che me le prendo sul web, è arrivato anche il momento di prendermele fuori. Chiedo per un amico a questo punto, vediamo che cosa succede. Signore Salvo, una domanda veloce, siamo in televisione. Allora, siccome ieri è successa una cosa in un ristorante, stiamo indagando, se una persona deve pagarti 50 e ti dà 40, tu sei contento? No. Non si fa? No. Questa persona è maleducata, giusto o no? Ma è ristoratore? No, quello che mi ha pagato di meno, 10 euro in meno. Ah. È bravo? Si fa? Ma la città è quella che è. Benissimo, arrivederci. La città è quella che è, ma io sono abruzzese, quindi ti faccio cagnare la goccia. La città è quella che è. La città è quella che è. Dammi 10 euro. Dondi. Babi. Va bene. Allora a questo punto non c'è due senza tre. 1, 2, 3, 4. Secondo me è molto sbagliato che voi cerchiate di fregare quando andate a mangiare, a comprare, a pagare. E a questo punto mi distruggo da sola. Salvo, una domanda. Siamo alla televisione. Se lei sta comprando una cosa, o se le stanno comprando una cosa e costa 50 euro e le danno 40, lei è felice? Sì. È felice? Certo, 50 e poi diventa 40. Dico, è felice? Sì, paga di meno. No, se a te danno 40 invece di 50, sei felice? Sì, perché ha risparmiato 10 euro, no? Benissimo, perfetto, adesso ho capito perché con loro non mi capirò mai. Ciao Sandininde.